Buonasera, situazione di maltempo in molte regioni italiane, ne siete testimoni, ne sarete e ne siete informati attraverso radio, televisione e giornali, ne siete informati da alcuni giorni da noi, dai meteorologi, anche qui ne ho parlato, naturalmente erano fenomeni inquadrati, previsti dunque, e a questo serve la meteorologia, qui sta la sua utilità, non una funzione notarile dopo, quando succedono le cose, stiamo qui a spiegare perché è successo. Vabbè, lo facciamo pure per esigenze di spettacolo, per esigenze didattiche, non lo so, per la curiosità della gente, ma veramente l'utilità della meteorologia nel prevedere, naturalmente nel dire le cose prima. E quindi c'è una diversa c'è un diverso modo di vedere le cose, di impostarle, insomma, è molto meglio risparmiare dei soldi perché si è al corrente delle cose prima che non poi buttarli dalla finestra per riparare i danni, non credete? Allora, ecco la situazione, un minimo di spiegazione ve la do, vi ricordo che c'era aria fredda dalla Russia fino alla Germania, si è portata fino alla Francia, in parte traboccata nel Mediterraneo, rendendo disponibile per il forte contrasto con l'area mediterranea molta energia, e quindi un sistema perturbato che ha portato nevicate anche diffuse al nord e anche in pianura, naturalmente, lo sapete, nevicate anche in Toscana, forte maltempo da segnalare in Puglia con vento forte, ne parliamo proprio adesso insieme alle temperature. Ecco, vediamo le temperature, 6 gradi più di ieri, queste sono le minime, a Bari, sulla Puglia, ecco, forte scirocco fino a 100 km orari a Taranto con mareggiate, previsione di diminuzione nord, centro, Sardegna, vediamo le massime adesso. Con i forti venti freddi da nord, Genova ha subito una sensibile diminuzione, 9 gradi meno di ieri, 5 gradi meno di ieri a Trieste, collabora forte con delle raffiche, previsione diminuzione della temperatura al sud, vediamo la carta del tempo, ecco questo è il pezzo forte della trasmissione, carta del tempo prevista per domani, allora bisogna sempre seguire l'assetto dell'alta pressione euro-atlantica, dell'anticiclone in parte russo, in parte atlantico. Perché? Perché è in posizione stabile, ma è stabile per esso, ma non è certo una stabilità atmosferica per noi, perché questa posizione consente l'arrivo di aria fredda, quindi si rinnovano queste condizioni di maltempo. Tuttavia il peggio sta passando, ancora non per il nord, ancora il nord sotto la neve, per le regioni occidentali si aprono degli spiragli, può essere un'attesa però, attenzione, c'è un'altra depressione in parcheggio perché è legata alla prima con una ampia, con una larga cinghia di trasmissione, quindi questa può dare l'impronta per il tempo dei primi della prossima settimana. Vediamo intanto che cosa succede in queste prossime ore, ancora nevicate al nord, ancora in pianura, fino all'Emilia Romagna, fino alle Marche, temporali sulla Liguria, temporali anche sulle regioni meridionali, versanti orientali, qualche sporadica nevicata sui monti o colline del centro. Per il resto, vedete, da ovest si aprono degli intervalli, delle schiarite, delle pause, comunque il tempo e il peggio lì è passato. I mari molto mossi, fino ad agitati, i venti moderati, fino a forti, ancora delle mareggiate per queste prossime ore sullo Ionio, sul basso Adriatico. Grazie per l'attenzione, arrivederci a domani sera.